Ciao ragazzi, qui è Flash 81 e quanta pasticciola che è tornata in grande stile. Oggi è il 24 dicembre. Quante ore sono? Non ho idea, l'una. Quasi l'una. L'una e mezza. Dobbiamo fare una fretta, infatti. Sono l'una e 23. C'è un ospite speciale, vieni, ospite speciale. Sì. Che di solito succede, di solito che lui è quello, ma preso questo è l'ultimo di del bar border, colpa sua. Sì. Comunque, siamo qui a fare il video a quest'ora dello spacchettamento dei regali, perché almeno in questo modo lo spacchettiamo con lui. Uno si spacchetta con lui e due, forse, se tutto va bene, il video lo faccio uscire proprio il 25 di dicembre. Allora, c'è diversa robina per te, però prima si fa roba qua che... Diciamo quello che ha già ricevuto, perché lui l'ha voluto in anticipo. Sì. A Natale, che è roba da ordinare. Ok, allora, per prima faccio vedere questo, poi cambio inquadratura. Prima cosa, questo sino qui, qui l'ho dovuto staccare. Che sarebbe in poche parole il caricabatterie del controller della PS4. È una figata. Che rende tutto più ordinato, è vero? Non c'ho più il cavo che prima, quando a volte la mia moglie o la mia mamma doveva andare ad aprire la finestra, mi venivano le paranoie, perché se inciampavano sul cavo, buttavano giù la PS4, le lei mangiavo viva, tutte e due. Con questo il cavo non c'è più mezzo troglione. Però la cosa bella è che qui c'è la lucina LED. Ora non so perché, ovviamente è staccata, ma c'è la lucina LED blu. Poi, altro regalino sempre per il sottoscritto, me la so fatta, che è per la prima volta. No, beh, però prima di far vedere questo c'è il cambio inquadratura. Momento. Dicevo, la cosa che me la so presa per me, e fino ad ora non l'avevo ancora preso perché pensavo che lei dava noia alla mogliettina, ovvero... Ah, bellissimo, non si può dire qui perché ci sono i bambini, però. La pipa. Fa stile anche, però, anche spenta. Anche se uno non l'accende. Qui c'è il cosino per tenerla appoggiata. Tac, tac. Questo tappo di sicuro è già è un po'. Non è rossi, però a forza di usarla e si sporca. E questa è una osina. Forza si deve far vedere. E l'altra, chi te l'ha comprata? Questa è una sorpresa io. Poi è il regalo di Natale. Poi regalo sempre di Natale, che è da parte, era l'ordine che ho fatto, era tutto un misto fra quella roba per me, i regali della parte della mia moglie, quindi ho fatto un po' tutto un mix. E tra questo mix c'erano anche, ovviamente, in questo anno ho fatto diversa roba, che c'è quei regali che erano per me, quelli da parte della mia mamma e da parte della mia moglie. Ovviamente fra questi pacchetti c'era anche i due libri di Guardiani del Bar Borderline 2. Quindi vi consiglio. Sì, vi consiglio tutta la serie. Poi Immortal Phoenix Rising e Bioshock la trilogia. Oltre a questo ho preso anche Yu-Gi-Oh! E anche il videogioco di Ken il Guerriero, che vi farò vedere qua le immagini. Prima Yu-Gi-Oh! E ora Ken. Poi da parte della nonna della mia mogliettina,
ovviamente mi ha dato, non è che me l'ha preso lei, l'ho preso io, però mi ha dato i soldi, che è questo model kit qui, che io però ovviamente, sperando con i fittoni, perché lo vedo tanto ballerino, eccolo qua, questo model kit qua. E quello dietro? Dai, buono. Poi da parte, e questo era mo, va qua, da parte di Fabio, cioè questo model kit qui e l'ultimo libro che colpa sua mi ha fatto finire tutta la lezione. E il model kit in questione è questo Gundam qua, ovvero il Gundam RX-78. Con tanto, ovviamente, di navicellina. Vedete? Ah, una piccola cosa, di tutte queste cose manca ancora il regalo di mia sorella. Sì, che vabbè. È andata in vacanza, quindi ce lo darà dopo quando torna. Vabbè. Quindi, questa è... Il... E della mia amica Maranta, che la vedo dopo le feste. Questi sono i regali, i miei regali di quest'anno. Non solo. Quelli che io ho già scartato. Il problema è che c'è anche un gattone, va, vedete, che vuole anche lui il suo regalo. Quale sarà? Che il suo regalo sarà il salmone, bimbi. Gatto Natale porta salmone. È ovvio. Ora abbasso un pochino la telecamera, un attimino, raga. Piccola cosina, ci devono ancora arrivare alcuni regalini con mia sorella e la mia amica e poi a fine di spacchettamento vi faccio vedere quello che anch'io ho già aperto. Io però voglio aprire questo che mi incuriosisce. Qua c'è scritto... Attenzione, non è un panettone, è fragile. Ecco, cioè allora... Vediamo un po'. Non mi sa che rimane così perché ho taglio il carico. Posso? No, ma non lo puoi togliere. Ma è stranissimo. No, dove l'hai attaccato? E no, mi serve questo. Lo spago ti serve. No, mi serve questo. E allora, fammi a prendere le forbici. Su. Fabio, aspetta. No, come faccio a passare? Non importa, Fabio. Ok. Non male. Mo, all'apertura, okay. Eccolo. No, ossia l'ho già capita. Piano! Tazzina del caffè. È vero! Con fiumè! Sono quelle di fiumè. Allora ragazzi, andiamo. Queste le davano con fiumè dopo un tot di... Tazzina del caffè. Come? Lo devi mettere via tutti. Buona, buona. Eh sì. Controlla se sono rotte, sono intere. Guardiamo l'albero. Era figata. Questa vacca è nera. Hai detto i controllare che siano tutte diverse. Andiamo. Questa sarà questa sarà la tazzina fissa su della Giulia. Ecco, sì. Perché c'è il corsino rosa. Rosa, sì, sì, sì. Aspetta, possiamo vedere. La mogliettina. Vabbè. Sì. Qui sono tutte diverse. Mi fa paura, ragazzi, la manona sua con attaccato a queste cosine più delicate. Amore, hai visto i modelli? Ci sono dei pezzi che sono piccini. Ah, mancano altri due, controllare. Sì, ma sono tutti diversi. E poi c'è questa roba qui. Cosa fa? Piano. Amore. Vabbè, per metterci lo zucchero, penso. Sì, ma loro zucchero, quello lì che rimane fuori. Quando arriva l'ospite lo metti qui dentro e si serve. Ma quando si mette per noi, eh? Sì, metti queste, però, mo. Sì. Attenti, ragazzi. Passami quell'altro bianco. Ah, intanto fai vedere Fabietto l'alberello. Ecco, già, ho già fatto vedere, lo rinquadriamo. Sì, è una strontata, Rinquadriamo. Oh, scusate. Con i regali sotto, l'albero. Vediamo. Questo perché? Non perché sudicio, è perché lui mi chiede sempre questa marca qui, costa cara. Fa e quindi non gliela sono. Faccio che
dà la forma. Questo è il gioco di cosa? Vediamo, vediamo. Infatti, l'ho già da qui l'ho già capito. Sei contento, amore? Sì. Perché costa cara, questa qui costa cara, per noi costa cara. E quindi ecco. Io non la compro mai, continuo 89. Ricinante, prima la figlia all'olio di cocco. Lui buona! Sì, questa è ottima, ottima. Questa. E poi guardate perché oggi. Vedi? È buona, è buona. Questa. Poi io sono lievitato i prezzi, sono partite che costava 3 euro e adesso costa più di 5. Ah, e vedi? Giulia, vediamo chi sarà. Io poi vado a un testo. Di chi è? Non lo so. È roba tua? Orecchini. No, non perché c'è l'orecchino. Sì, orecchini. Quelli che gli ho chiesto! Sai chi l'ha fatto, Simone? È un portachiave. È un portachiave di legno, eh? Sì, proprio così. Sì. Ma lo so se non si sciupa. Giulietta! Giulietta, l'ha scritto! Si vede! Fabietto, si vede questo! Inquadriamo! Ecco, sì! Sì è sì, bellissimo! Sì, sì, e sì. Guarda! Danza! Col nome! Sì! Poi, sai che l'ha fatto tutti? Col nome. Sì, perché io devo cambiare che ho allergica al. Quanta vesti? Vediamo. Oh, la... no. Belli. Ragazzi, belli. Dovevamo saperlo prima, l'attaccavamo. Buon Natale. Però... E infatti. Questo è gatto. Gatto. Ganzone. Allora, sì, questo è l'albero, ragazzi. Ce lo metto. È anche, ragazzi, ecologico questo, perché. Non è plastica, è di legno, è fatto da... Questo penso che me l'abbia fatto addirittura mio papà, perché mio papà farà il lavoro in legno. Ah, ecco. Lavoro in legno. Pinguino natalizio. Bello. Pinguino natalizio, eccoli. Sì. Che belli. Sì, bellini. Sì, sì. Mettiteli dentro. Perché io sono allergica al nickel e quindi bellini. Quello lì è apposta per me. Poi. Altro questo no pacchettino no c'è non Marco, è Marco vedi Marco ah, un po' cosa. Io prima approccio che sono curioso poi ecco. Tocca scartare anche a Fabietto tranquilli non cambiamo perché lui riesce a fare telecamera a noi sì di solito noi oh facciamo... buono non le rubo più a lei non le rubo più cos'è Marco ah un ecco la sette di penne sì perché le vuole sempre sono utili anche sì, quelle sì. È vero quest'anno devo dire che bei regali abbondanti bella sciarpona bella sì. Questa la fa mia sorella senti no. Non si può sentire tessuta bellissimo sono tipo quelle di pile di tipo pile no bello sì sono tipo pile che sei bello sono costretto no va bene ora io però io sono bello io seguono caldissimo ragazzi intanto questa faccio vedere l'albero questa è Fabietto faglielo vedere anche i regali qua a me mi chiamano quelli grandi pacchetti poi dopo vabbè questo è mio è per la famiglia questo qui me l'ha regalato Fabietto oggi sì con il posto per lo zucchero sì per... bicchieri lo zuccheriere no sì che mi sono fatto un mazzo per averli e vi spiego pure spettacolo c'è anche il piatto eccola e mi sa che allora no bellissimo punto... anche il piatto se no ce ne erano due mamma ha detto che ce ne erano due da livello lì è facile anche quello se no e quello non l'hai impacchettato visto che lo sapevo ed era nonna ragazzi allora di quelle ne ho due ma ne ho portato uno a casa solo la nonna non l'ha impacchettato hai capito amore? Sì, vabbè queste qui che avete visto del mulino bianco ve le ricordate? E bellissimo. C'era di nuovo la per il tiramisù il prossimo anno lo facciamo qui dentro, capito? Viene più alto.
Era meglio se però qui dietro ci mettiamo da mangiare. O le lasagne, ma sono fatto cibo. Ah, è vero. Le lasagne le sento qui dentro. Vabbè, amore, se devi mettere la metà che l'ha affettata. Formaggio. Ma arriva la befana. La befana porta. Però in questo contiene non è tanto buono perché è in vetro. Amore, da mettere nel microonde. Cosa scaldi nel mio gatto? Questa era per il microonde. Ah, e quelle... Fabietto, come stai? No, vedevo l'albero, i pacchetti qua scartati. Aspetta, questo lo mettiamo. Ah, ma l'hai visto quello lì? Sì. Ah, e poi quello lì che avete visto. Io c'ho 7 a casa. La nonna c'ha... la nonna ha lasciato l'altro pacchetto con... Ma ci ha fatto qui? Vabbè. Abbiamo i gatti. Questo vediamo... di... da parte mia, amore. Prima questo. La bilancia. La bilancia, bello, vedi? Sto? Bello, bello. Sono di vetro. No, questo è di plastica. Bellissimi, bello. Questi. Questi si usano oggi per mangiare. Vedi? Eh sì, belli. Sembrano di vetro, però sono tutti in plastica. Tutto plastica, però sembra vetro. Ricorda che devo dire alla mamma che dell'altro coso di... Del muro bianco che c'era la nonna, ok? Sì, amore. Che in alto non è riuscita a prenderlo allora. Perché praticamente alcuni regali sono rimasti dalla nonna perché erano in alto e non riusciva a prenderli. Marco non è che. Ah, sì, giusto. Vediamo questo, non c'è scritto il nome, apro io. Ecco, giusto. Regalo anonimo. Penso sia della Giulia, credo. Quello di tutti. Di tutti. Però che patata. L'ho guardate che l'ho chiesto. Vedi, anche quello è buono. Poi questa sì, va. Sì. Questa è già per la. Questo che Giulia. Ma è. Dai, oggi voglio i regali. Sì, regali, regali. Beh, madonna. No, ragazzi. È uno spettacolo. Avevo. Ah, grande Giulia. No. Che bello! Sto riuscendo a mettere la tele. Tutto quello che voglio. No, questo lo porto a casa. Ah, sì. Ero senza borsetta, ti ricordi Fabio che ha la borsetta rosa, un po' sporchina, un po' bruttina. Sì. Guarda, i gattini. No. Ganzi. Bello. Ah, e come chi va a prendere il regalo del mulino bianco che dalla nonna in alto? Là? Valentino, vero? Ma io oggi mi muovo. No, vabbè, la prossima volta ci vai, cioè domani vai. Che bello. Questo è qua, così ti hanno dato la gente. Madonna, ma quello è pesante. Cos'è sta roba? Boia. Ah, vedi? Sette. Buono, si rompe. Faccio cos'è? Marco. Ecco. Giusto. La roba fragile. Ma... Oh. Allora quelle lì ce ne abbiamo due allora di scatella, amore mio. Vino spumante dolce. Questo, vino questo è buono. Questo si apre all'ultimo dell'anno. Quindi ci dà più da solo. Sì, esatto. Poi sai cosa succede? All'ultimo esatto. Dell'anno che lui alle 9 va a dormire. No! Svegliamo a mezzanotte per poi addormentarsi a mezzanotte 10. E questo è quello che si fa tutto l'anno. L'ultimo dell'anno. Non è vero, perché noi tutto l'anno dobbiamo dormire alle 4 del mattino. Vediamo questo cos'è, non lo so, non c'è scritto il nome. Non è la volta, amore. Vediamo. E roba di tua, anche regala tu? No. Questo. Ecco. Ah, ma questo... Oh! È bellino, mi garba. È di Natale. Garza. Comunque è natalizio, quindi la regola natalizio. Meno male che l'abbiamo aperta adesso, perché noi ecco. Siamo nella vetrinetta. Bellino, ma... E nella vetrinetta. Ecco. Sì. Guardiamo di qua. Tutta è roba di casa nostra, alla fine. Per la casa. Un altro pezzetto. Bello, quest'anno. No, eccolo qua. Bello, bello. Lì. Che bello. Ottimo. Quanti abbiamo lì? Sono... 2, 4, 6. Eh sì, poi cosa c'è? La roba di quanti regali, quanti regali?
poi acquisto questi usati di bicchieri. Ecco, perfetto. No, ma questo è spettacolare. Ragazzi, l'ha fatto mia madre, questa. Mia madre e mia sorella. Ah! Guarda lì che roba. Bello, sì. È bello le cose che ti fanno. E questo poi per metterci tipo biscotti o... Amore, sì, mamma, è vero, questo... Stai attenta, che zucchero, tu hai caffè. Roba. Parliamo, adesso te lo posso dire. Hai anche tu uno uguale. Quindi da qualche parte è finito. Ah, ma lì tutto lo scartamento. Eccolo qui. No, ecco, questo sono io. Ecco. Vediamo. Mao! Sì! Oh, bellissimo! È così, bellissimo! Potevano scriverci Mitos e Matis? Siccome io sono più alto, io vado a giocare più alto. Ah, ma ah, ma adesso ce l'avevi proprio questa! Si è ricreato la nonna poverina, cioè la matricola nuova, Fabio? Sì, piano piano. È vero. E allora? Questo devo dire che... E quando andano... Ah, questo è un culo scassato. E la di mia... Ecco. La parte di tua madre che me l'ha dato. Sì, no, poi tu la va via. Ah, è un po' tua. Quest'anno c'è il focoso attaccato. E poi ma... devi andare... Bellissimo. Ciò se ti gabba, Sasa sarebbe questo. Delicata? Cos'è questo? Boh, Sasa sarebbe questo. No. Ti prendi il mestolo. L'avevi buttata, quella lì. Non avevi capito cos'era. Quando pulisci, questo lo invece di mettere sul tavolo, che magari lo sporchi, o è unta, lo metti lì sopra che questo lì è insieme. Me l'hai preso! Hai scelto tu, amore, di la verità. No, ecco, Ganzo. L'unica cosa che hai fatto, utile. Sbagliato, l'unica cosa è che tu non mangi i biscotti, ma che non ti piacciono i biscotti. Ma te ne mangi? Capito, ma io non voglio fare, non va per me fare i biscotti, o li mangi anche tu? Ah, i biscotti non ti piacciono, Marco, ma tanto. In casa non tanto. Non tanto, ecco. Posso anche un fettuccino. Oddio, se ti faccio quelli là, al limone, gli amaretti... piacevano lo stesso impasto gli amaretti che ti piacevano tanto a tuo papà, te lo ricordi? Uh-huh. E te li posso fare da, con questa forma qui? Sì, è bella bella, diciamo che quest'anno è stato un Natale bello ricco. Boh, e ce n'è di regali, guardate qua, ottimo. No. Ecco. Che... allora ragazzi, al coso mancano le che mi ha già detto che c'erano la tostiera, sì. C'è, ci sa dov'è? Che ora la vedrete ragazzi, che è quella che si userà per fare i panini. No la propria tostiera, ci ho regalato proprio una tostiera, quella per fare i toast, quello che cercavo e non me l'ha portati. E poi non mi ha portato l'altra, quella però ce l'ho, non impacchettata, la ciotola con il sottotazza del mulino bianco, perché quella l'ha fatta da regalo, ma diciamo che l'ho pagata, nel senso che ho fatto i punti e so di averla. E l'ha messa in alto e la nonna non ha potuto impacchettarla. Ecco, sì. Quindi quelle ne ho due, di queste ne abbiamo due. Ne ho una a casa della nonna. E che vi ricordate, ragazzi? Era, questo c'era già era, una... questo c'era già degli anni 80. Ah, voglia, è andato qua. Non è nostra che è venuta fuori ora. Se ce l'aveva la tostiera. E la tostiera, manca la tostiera, l'appello, poi vi devo far vedere. La, ma la... ora ragazze, scusate. Allora, gli facciamo vedere la roba della pizza. Ma dopo. Ah, li metti l'immagine sotto. Allora ragazzi, dopo... sì. Adesso però vediamo. Ora c'è, no, fermo. Ora c'è, cambio inquadratura. Cambio inquadratura, signori. Perché ora c'è, c'è deve scartare Fabio. Aspetta. Ah, è vero, oddio. Cambio inquadratura, signori. Allora aspetta. Ok.
Ci sei? Sì, cosa mondo. Questo regalo che mancava, questo. Ah, il calice. Sì. Perché portano l'unica cosa che hanno. Eccolo, il calice, sì. Questi però si tengono da parte e si usano per ecco. Che c'è il coso rosso che si usano per l'ottomodello. Belli per cucinare. Giusto. Bello. Ora cambio inquadratura. Sì. E il cameraman a scartare. Così perché sarà il cameraman a scartare. Ecco. Oddio. Vai. Bene. Stop. Ora, ci siamo dimenticati, c'era questo piccolo pacchettino. Di chi era? Parte di chi? Mia. E non me lo dici? Tanto lo vedi. Che bello! Ah, ovviamente è il film Philadelphia, non è il film adatto a Natale. Però c'è che ti è piaciuta la carta video. E ora scarta Fabietto. Scarta Fabietto e poi ritorna a far camera perché la stagione mi sta che è Natale cucinerò io. È vero, scappio! Scappio no, che Marco cucina bene! Giulietta! E con la mia tipo quello c'è io! È lo scaldacollo questo! Sì. Lo sciapa quando è freddo! E quindi se lo provo! Lo provo! La parte pizze lì va davanti! No, 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 no! No! Ah, 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 ecco, ecco, era giusto! Sì, è così, o no? Ah, sai che caduti, Anna? Poi quando è stretta sì. Ah, bellissimo! Non si capisce la sciarpa quella di tutta l'uomo così che pure annoia. Con questo è buono. Vai! Ottimo! Dai, ora ripeti te il comando. Io il comando. Perché dovrai riprendere me che cucino. Perfetto. Allora, perché è Natale e oggi cucino io. È vero, è vero. Ciao ciao, questa è che alcune un paio di ossetti si sono già aperte. Questo coso rosso della dieta sì, la macchia è buona. Per fare la pizza in 4 minuti. Boh. Te la accendi, anche. L'apri, la metti là, vedi le piastre. E sì. Poi non si vede, contate che di quelle del mulino bianco ne abbiamo due. Ah, e abbiamo anche la tostiera. Sì. L'anno scorso poi c'è la bistecchiera. Quest'anno la tostiera fa i toast. Te la sei anche intonata con il colore dell'ariete. E adesso vi salutiamo. Saluta amore, che questo ciao. Video c'è. Ciao. Chi vede questo video e non lo sa ancora, vada a vedere che tra pochino esce anche quello, i panini del maritino. Io vi dico già subito, aiuto! Speriamo. No, no, sono buoni, dai. Ciao ragazzi. Ciao, ciao a tutti. Ciao.